Luigi Robecchi Bricchetti è stato il più grande esploratore italiano del Corno d'Africa. Luigi nasce a Pavia nel 1855. È figlio legittimo di un nobiluomo pavese e di una giovane sarta di nome Teresa. I genitori discutono spesso e non hanno un rapporto sereno. Il piccolo Luigi soffre. Nei suoi giochi spesso sogna avventure in terre lontane. È un bambino molto curioso. Come tutti i bambini, frequenta la scuola e si appassiona all'economia, alla fotografia e all'antropologia. I sogni delle avventure in terre lontane del piccolo Luigi iniziano a realizzarsi. Dopo essersi laureato in ingegneria civile in Germania, nel 1885 Luigi parte per lavorare in Egitto. Mentre lavora sotto il sole cocente ad Alessandria d'Egitto, Luigi sogna di viaggiare attraverso il deserto, dal Cairo a Tripoli. Ma il viaggio è troppo pericoloso e Luigi decide di non partire. Bricchetti non si scoraggia perché il suo spirito avventuriero è inarrestabile. Un anno più tardi, il 27 luglio 1886, vestito come un beduino e accompagnato da una piccola carovana con 4 cammelli, Luigi parte da Alessandria d'Egitto e si dirige verso l'oasi di Suva. Il viaggio è lungo e difficile. Luigi soffre la sete e la fame, ma dopo un mese arriva finalmente a destinazione. Luigi visita il tempio di Giove Ammone e le tombe di Kara el Muzabarin, da dove riesce a sottrarre 30 crani, che ritornato in Italia dona al Museo Nazionale di Antropologia ed Etnologia di Firenze e al Museo Civico di Pavia. La passione di Luigi per i viaggi e le esplorazioni è incontenibile. Nel 1888 Luigi parte da Napoli alla volta del Corno d'Africa, una terra selvaggia e allora in gran parte sconosciuta. Sbarcato a Zeila, in Somalia, Luigi risale il continente africano verso nord e giunge ad Arra, in Etiopia. Sarà questa l'avventura più importante della vita di Luigi. Tra il 1890 e il 1891, in 2 spedizioni diverse, affrontando il caldo torrido e popolazioni non sempre ospitali, Luigi esplora la Somalia e diviene il primo europeo a compiere la traversata della penisola somala. L'ultimo viaggio di Luigi Robecchi Bricchetti nel continente nero risale al 1903. Luigi si reca in Africa per l'ultima volta quale membro della società antischiavista, per verificare se nella Somalia controllata dagli italiani si stesse effettivamente combattendo la schiavitù. Dei suoi viaggi, Luigi Bricchetti riporta accurate descrizioni e racconti, che raccoglie nell'opera Nell'Arrar. Ma soprattutto, dalle sue esplorazioni nel continente nero, Luigi riporta in Italia importanti reperti storici e naturali, come minerali, piante, insetti e fossili umani. Bricchetti muore a Pavia nel 1926, lasciandoci in eredità ricordi e testimonianze preziose delle sue esplorazioni. Al Museo di Storia Naturale di Pavia di Palazzo Botta sono conservati alcuni di questi reperti riportati dall'Africa da Luigi Robecchi Bricchetti, il più grande esploratore italiano del Corno d'Africa.